Buona giornata! In questo video parlerò di agrumi e del loro eccellente potere di tenere a bada lo zucchero nel sangue e il glucosio. Presta molta attenzione e prendi nota dell'intero video. Prima di iniziare, vorrei invitarti a iscriverti al mio canale ora, se non l'hai già fatto. Inoltre, attiva il campanello per ricevere notifiche di nuovi video che caricherò. Iniziamo! Il diabete è una malattia cronica da non sottovalutare e chi ne soffre sa benissimo che deve porre molta attenzione all'alimentazione per evitare picchi di glicemia. Una dieta equilibrata e mirata. Infatti, rappresenta la nostra prima alleata contro il diabete. Gli esperti sono concordi sul fatto che frutta e verdura non dovrebbero mai mancare nell'alimentazione di un diabetico. Anche se bisogna fare attenzione a scegliere frutta e verdura con un basso indice glicemico. A tal proposito, gli agrumi e nello specifico le arance. Sono ottimi per contrastare il diabete e diminuire la glicemia. Gli agrumi possono rappresentare un valido alleato per chi soffre di diabete di tipo 2 e non solo. I frutti derivanti dalle piante del genere citrus possono essere d'aiuto anche in condizioni di obesità, uricemia e gotta, ipertensione, arteriosclerosi, sindrome metabolica. A quali agrumi in particolare ci riferiamo? Per i diabetici mi riferisco soprattutto ad arance e limoni, considerando anche l'ampia diffusione e la facilità di reperimento quando si fa la spesa, ma anche cedro, bergamotto, mandarini e suoi ibridi, come clementine, mapo, mandaranci, pompelmo e chinotto. A quali sostanze contenute negli agrumi dobbiamo gli effetti positivi per la salute? Gli agrumi sono ricchi di acidi organici, vitamine, soprattutto la vitamina C, antiossidanti, come i flavonoidi, e fibra, soprattutto fibra solubile. Tutte sostanze molto utili per il mantenimento della salute, la prevenzione di molte patologie e la gestione di queste là dove siano presenti. I flavonoidi contenuti negli agrumi svolgono diverse attività biologiche coinvolte nella prevenzione del rischio di malattie cardiovascolari, sono potenti antiossidanti. Migliorano la tolleranza al glucosio e la sensibilità all'insulina, modulano il metabolismo dei grassi, lipidi, e la differenziazione delle cellule adipose, adipociti. Contrastano l'infiammazione e migliorano le disfunzioni della parete dei vasi sanguigni. Anche nella persona con diabete? I dati disponibili suggeriscono che il consumo regolare di agrumi favorisce una migliore funzione cardiovascolare anche nella persona con diabete. Gli studi condotti su modelli sperimentali di diabete hanno dimostrato che l'efficacia dei flavonoidi degli agrumi, per esempio rutina, nobiletina, rusmina, esperidina, naringina e rhodictiolo, migliorano la tolleranza al glucosio e la sensibilità all'insulina, riducono la resistenza all'insulina, migliorano l'uptake periferico di glucosio. Contrastano l'infiammazione e aiutano a modulare l'attività di enzimi e trasportatori coinvolti nel metabolismo del glucosio e dei grassi. Gli studi sperimentali hanno anche evidenziato che i flavonoidi contenuti negli agrumi modulano le differenti vie metaboliche coinvolte nell'adiposità e la differenziazione degli adipociti e questo potrebbe rivestire un notevole valore per lo sviluppo di farmaci anti-obesità. Ulteriori studi sono ovviamente necessari per confermare sia nel soggetto sano che nel soggetto con diabete questi risultati sperimentali che potrebbero aprire nuove strade di ricerca nello sviluppo di nuovi farmaci. Come gestire l'ingestione di zuccheri da parte del diabetico? Come tutta la frutta, anche gli agrumi contengono zuccheri semplici, anche se il loro sapore, aspro, potrebbe portare a pensare il contrario. Sicuramente non stiamo parlando di un frutto zuccherino.
cioè particolarmente ricco di zuccheri, ma occorre sempre considerare che la quantità di zuccheri che si possono assumere deve essere commisurata al singolo individuo, alla sua condizione fisiopatologica e alla sua attività fisica. Anche se non è possibile consigliare una porzione per tutti, possiamo dire come e quando è meglio consumare gli agrumi. In primo luogo, non associarli e non associare frutta in genere alla fine di un pasto dove la quantità di alimenti contenenti carboidrati è stata alta. Anche se la porzione è molto soggettiva, possiamo ritenere a rischio l'assunzione di carboidrati nel pasto quando la quantità di pasta, riso o cereali supera gli 80 grammi o si associano al primo anche patate, pane, crackers o altri prodotti farinacei. Oppure quando si mangia una pizza. Se il pasto è stato equilibrato, cioè la quota di carboidrati entro gli 80 grammi di un primo piatto, con una fonte proteica e una porzione abbondante di verdure, allora anche una porzione di frutta alla fine può andare bene. Tenere la frutta e quindi anche gli agrumi lontani dal pasto, come spuntino, non ha, quasi mai, controindicazioni. Infine, ma non meno importante, si consiglia di consumare il frutto intero, in spicchi dopo averlo sbucciato, per sfruttare al massimo l'assunzione di fibra. È consigliato il consumo di spremute? Nel caso delle spremute di agrumi il discorso si complica e un consiglio generico non è facile. Da un lato, spremere 2 a 3 arance aiuta ad assumere maggiormente sostanze utili, ma porta all'introduzione di più zuccheri. Basti pensare che si concentrano gli zuccheri di 2 a 3 arance in un bicchiere di spremuta, e con una quantità di fibra molto ridotta che porta ad accelerare l'assorbimento degli zuccheri con la conseguenza di far alzare troppo la glicemia. Consiglio moderazione con le spremute o almeno testare e provare la glicemia in varie condizioni prima di inserirne il consumo come abitudine. L'idea generale deve comunque essere quella di consumare il frutto a spicchi. Esistono modi alternativi per utilizzare gli agrumi? Gli agrumi sono dei frutti abbastanza versatili. Ad esempio, il succo di limone può essere una valida alternativa all'aceto per condire l'insalata. Un uso davvero alternativo, ma che può rilevarsi salutare, è l'uso della buccia, la quale è molto ricca di vitamine e sostanze antiossidanti. La buccia degli agrumi grattugiata può essere aggiunta alle verdure lessate o al pesce al forno per insaporire i piatti senza dover utilizzare olio e sale. Si può essiccare la buccia dei mandarini o delle arance. Con la prima si può creare una polvere di mandarino per aromatizzare le preparazioni, mentre con la seconda si possono ottenere delle scorzette con cui preparare dei dolci gustosi senza zuccheri e farine. È sufficiente immergerle nel cioccolato fondente per ottenere un dolce squisito che non crea un eccessivo rialzo della glicemia. Esistono delle controindicazioni particolari per chi consuma agrumi? Non particolarmente. L'unica attenzione è quella di non consumare pompelmo quando si assumono farmaci. Il pompelmo contiene sostanze che portano a interferire con molti principi attivi farmacologici. Prestate particolare attenzione in caso di assunzione di farmaci antiaritmici, statine, ansiolitici, immunosoppressori, antistaminici, calcioantagonisti, anticoagulanti e chemioterapici. Di queste interazioni occorre parlarne con il proprio medico. Desidera eliminare il diabete, combattendo la causa della malattia e non solo i sintomi, utilizzando un metodo 100% effettivo e scientificamente testato? Se la tua risposta è sì, ti invito a visitare il link che hai lasciato nella descrizione di questo video.